Ciao ragazzi, oggi parliamo di crank da Trautaria. Facciamo un approfondimento su questa tipologia di esche artificiali e capiamo insieme di cosa si tratta, come e quando utilizzarli all'interno di una sessione di pesca, che sia una pescata in libera, una prova di allenamento o durante le fasi di competizione durante una gara. Insieme daremo delle indicazioni utili sia ai neofiti, chi da poco sta avvicinandosi a questa tecnica di pesca. Parleremo di attrezzature come canne, mulinelli e fili da abbinare all'utilizzo di queste esche artificiali e daremo anche delle indicazioni, faremo degli approfondimenti con degli spunti di miglioramento utili anche a chi è già tecnicamente più esperto. Andiamo! Allora, iniziamo il nostro percorso alla conoscenza della tecnica del crank e prima di iniziare ci tenevo a dire, a ricordare che in merito alla Trautaria sul canale Planet Spin trovate già qualche video con qualche indicazione utile soprattutto a chi è agli inizi, che cosa è la Trautaria, in quali specchi d'acqua si può svolgere e quali sono i predatori a cui è destinata questa tecnica. Ovviamente c'è anche una panoramica su quelle che sono anche le altre tecniche con un'indicazione proprio basilare per iniziare a capire qualcosa in più. Oggi invece facciamo un approfondimento su questa tecnica e in particolare trattiamo della tecnica dell'utilizzo del crank, che è una tecnica, una tipologia di pesca di reazione, prettamente di reazione, ovvero il pesce che andiamo ad insidiare, in questo caso la trota, attacca l'esca con più violenza riuscendo a scatenare quello che è l'istinto predatorio di questo pesce e il movimento proprio di questa esca del crank in fase di nuoto e la sua forma simulano una preda in difficoltà e richiamano anche come forma la silhouette di piccoli pesci foraggio presenti nelle nostre acque. Questa tecnica va applicata, secondo me, in un momento di bassa attività del salmonide, ma di questi dettagli ne approfondiremo anche più in seguito in questo tutorial. Iniziamo a parlare di attrezzatura e partiamo dalle canne. In commercio troviamo una grande varietà di canne, sia specifiche per l'utilizzo di queste tipologie di esche, ma anche delle all-round, ovvero delle canne adatte un po' a tutto. La caratteristica da ricercare per i grezzi che sono indicati per la tecnica del crank, hanno un'azione più morbida verso la parte alta della canna, questo per ammortizzare le vibrazioni causate emesse dalla paletta dell'esca durante la fase di nuoto e soprattutto per evitare la slamata del pesce durante la fase del recupero. Una canna troppo fast, troppo reattiva, ci porterebbe alla slamata nel momento dell'attacco. Come abbiamo detto in anticipo, si tratta di una pesca di reazione, quindi il pesce attacca con tanta violenza l'esca, la maggior parte delle volte, e tuttavia le indicazioni che noi diamo sono anche delle indicazioni personali, perché in base alla nostra esperienza e padronanza ovviamente dell'attrezzatura che noi utilizziamo nella nostra battuta di pesca potremo fare o meno delle variazioni. In linea di massima la canna ideale per la tecnica del crank è una canna con una schiena abbastanza pronta e reattiva e una parte più morbida verso l'apicale, verso la parte alta della canna. Parliamo anche del mulinello.
la tipologia di mulinello da adottare, da utilizzare nel nostro combo canna mulinello dedicato alla tecnica del crank, è un mulinello con un rapporto di recupero molto basso, un mulinello molto lento, questo per permetterci di far lavorare la nostra esca sia con recuperi costanti, molto lenti, o stop and go, a seconda anche della presentazione richiesta dal pesce in quel determinato momento. Linea di massima, il mulinello deve essere accoppiato alla canna, quindi la taglia ideale va intorno al 2000 per intendersi, però all'occorrenza potremo scendere anche a taglie 1500 o un po' leggermente superiori, taglie 2005. Per quanto riguarda i fili invece, la lenza madre deve essere scelta a seconda anche dell'azione della canna che andiamo a usare. Per fare un esempio, se la nostra canna ha un'azione molto fast, molto reattiva, è più appropriato usare delle lenze con elasticità elevata. Questo per ammortizzare maggiormente le vibrazioni emesse dall'esca e attutire le mangiate del pesce, che possono essere molto violente. Lo scopo è quello di evitare le slamate e soprattutto nelle fasi ultime, ovvero del recupero della preda verso il guadino. In questo caso possiamo usare dei nylon soft hard oppure dei fluorocarbon. Caso contrario invece, se la nostra canna ha un'azione slow, moderate slow o regular, è più indicato corredare un filo rigido che ci evita di far diventare anche la nostra canna sorda, ovvero non riusciamo a percepire bene le vibrazioni emesse dall'esca e soprattutto non avvertiamo le mangiate. Quindi in questo caso, con una canna con questa tipologia di azione, è da abbinare una lenza madre a minor allungamento come l'Ester. In questo caso abbiamo il grezzo più morbido, che ci va ad evitare di perdere la sensibilità sulla mangiata e ridurre le slamate nell'azione di recupero del pesce. Io eviterei nella pesca con il crank di usare i trecciati. In tutti i casi andiamo ad applicare un finale in fluorocarbon di lunghezza preferita dal pescatore, per ridurre ovviamente la visibilità del filo e evitare rotture o abrasioni della parte più vicino all'esca, soprattutto durante la fase di utilizzo del releaser. La misura ideale del diametro del nostro terminale va dallo 0,10 a 16 solitamente, però ovviamente sono delle indicazioni anche generiche, come dicevo anche in precedenza. Tuttavia nessuno ci vieta di poter utilizzare i trecciati magari accoppiati ad una canna più dura, più rigida, però le indicazioni che diamo sono delle indicazioni generali, indicazioni di massima, indirizzate anche e soprattutto ai neofiti, a coloro che si stanno avvicinando a questa tecnica di pesca, per dare delle indicazioni base. Allora, iniziamo la sessione di pesca con una canna, come ho detto prima, con il vettino leggermente più morbido rispetto ad altre canne che ho. Faccio vedere, vettino molto molto morbido, e un mulinello è un Husky 2000, se non sbaglio, sì. E è una Favorite, questa è una canna Favorite Arena S32 SUL. Come esca artificiale ho messo questo crank della Valkane, il Kuga FMR. FMR.
Parliamo adesso della parte principale di questo tutorial, delle esche artificiali, dei crank. Il crank solitamente è un'imitazione di un piccolo pesce foraggio, un insetto, e riproduce un movimento con delle vibrazioni durante il nuoto a seconda anche di diversi fattori che sono le caratteristiche costruttive proprie dell'esca con cui la ditta ha concepito e realizzato e progettato questa esca artificiale. In merito ai crank vengono suddivisi per diverse tipologie in base a determinati fattori, a partire dalle caratteristiche di affondamento. In questo caso troviamo 6 tipologie di affondamento: floating, quindi galleggiante, un'esca che lanciata in acqua scende alla profondità per cui è stata concepita e poi tende a galleggiare, a risalire in superficie. Inoltre ci sono i crank HF, ovvero high floating, quindi ad alta galleggiabilità. Nel momento in cui fermiamo la nostra azione di recupero, notiamo che il crank tende subito ad aggallare. Inoltre ci sono le SP, le e-crank suspending. Praticamente lanciamo la nostra esca, durante il nuoto, grazie anche alla paletta, al suo peso, alle sue dimensioni, scende alla profondità di lavoro per cui è stata progettata, e poi nel momento in cui noi fermiamo il recupero notiamo che questa esca rimane sospesa a mezz'acqua, e questa è la caratteristica un po' di tutte le esche suspending, in questo caso anche del crank. Poi ci sono i crank affondanti, e si suddividono in 3 sottocategorie: sinking, classiche affondanti, SS, slow sinking, quindi a lento affondamento, e poi invece ci sono anche le SSS, ovvero le esche artificiali che sono super slow sinking, che hanno un affondamento molto molto lento. Ora faccio un cambio di artificiale, sostituisco il Cuba FMR con, vediamo un po', qualcosa che mi ispira, Mocha con un Mocha SS. Ho tolto un'esca floating per passare ad una sinking, per andare a vedere un po' gli strati d'acqua più profondi. Una volta lanciato lo faccio affondare. Perché qualche decina di secondi. E poi inizio il recupero, sempre lento. Eccolo. Il pesce ha risposto. Il pesce ha lavato perfettamente. Un'ulteriore distinzione la possiamo fare in base alle tipologie di azione, ovvero lo strato d'acqua dove andranno a lavorare durante la fase di recupero, e sono principalmente 3: SR, MR e DR. SR sta per Surface Run, e sono quella tipologia di crank che vanno a lavorare nei primi strati della superficie, fino agli 80 cm. Poi troviamo gli MR, ovvero i Middle Run, che sono quei crank che nuotano nello strato d'acqua tra i 60 e i 120-150 cm di profondità. Infine troviamo i Deep Run, questa ultima tipologia sono quei crank che andiamo a usare quando il pesce staziona negli strati più bassi, più profondi, e vanno dai 100 cm circa fino al fondo. Thank you.
Un'ulteriore suddivisione la possiamo fare, come succede in tutte le esche, non solo i crank, in silent o rattle, a seconda dell'assenza o la presenza all'interno dell'esca di piccole palline di vetro, o tungsteno o altro materiale che all'interno del corpo, durante l'azione di nuoto, produce vibrazioni e rumorosità maggiori. Le esche rattle in genere sono utilizzate in condizioni di acqua molto turbida, scura. Possiamo trovare dei crank dotati di due ami, ovviamente senza artiglione per quanto riguarda la tecnica del trautaria, ma ci sono anche dei crank più piccoli che variano per forme e dimensioni e sono dotati di monoamo. In merito ai colori ne esistono molteplici tavole cromatiche e variano a seconda anche del brand per cui vengono prodotti. La maggior parte dei colori sono divisi in tre settori: quelli naturali, che richiamano le rivelee classiche del pesce foraggio, il pesce reale a cui sono ispirate; altre colorazioni invece richiamano il pellet, ovvero il mangime con cui vengono alimentate le trote nell'allevamento. Infine possiamo trovare dei colori puramente di fantasia. Questi colori sono in genere molto accesi e sono ideali per creare un altro contrasto con la colorazione dell'acqua, con l'ambiente circostante. Spettacolare questo. Ora cerco di dare anche delle indicazioni su quando, come e perché utilizzare il crank. Secondo la mia esperienza, durante le gare è una tecnica da utilizzare quando si verifica un rallentamento dell'attività del salmonide. Io uso il crank nella seconda fase della competizione, successivamente ai turni di partenza, dove di solito preferisco usare lo spoon per ricercare il prima possibile il pesce fresco, il pesce che è in spiccata attività, e anche per avere una maggiore velocità nel recupero della preda dopo la ferrata. Lo spoon è sicuramente un'arma migliore in questi casi. Quando abbiamo la possibilità di pescare a vista, per esempio durante le sessioni di pesca in laghi dove l'acqua è molto chiara, oppure riusciamo a vedere nell'immediato sottosponda, un altro fattore da osservare è come il pesce si comporta nell'inseguimento dell'artificiale. Quando vedete che la trota insegue l'esca ma non si decide mai a sferrare l'attacco finale, è proprio quello il momento in cui io utilizzo il crank. Solitamente
questa tipologia di esche io la utilizzo con recuperi molto lenti, lineari, con degli stop and go. La prima cosa da fare è trovare lo strato d'acqua dove stazionano le trote e cercare il più possibile di far entrare in pesca la nostra esca artificiale in quel micro spot. All'interno dello spot, che è il nostro lago, ci sono dei punti che io definisco strike zone, dove aumentano in modo elevato le possibilità di effettuare degli strike. Secondo me queste, secondo le mie esperienze, è il modo di usare il crank con più efficacia. Metto nuovamente uno dei miei crank preferiti, Kuga FMR SS, colorazione glow, red glow, rossa, anche se si tratta di trasparenza, un'esca trasparente, bianca trasparente, è caricata con una vernice glow rossa. Vediamo se mi porta qualche risultato. Eccola, pescetto. Eccola qua, una trotella è arrivata. Kuga FMR SS, una certezza ormai. Cari amici, siamo alla parte conclusiva di questo nostro focus di approfondimento dedicato alla trout area e nel particolare al crank. Spero che questo video sia stato di vostro gradimento. Se così fosse, lasciate un like, non dimenticatevi di iscrivervi al canale per restare aggiornati con i prossimi inserimenti. Ringrazio tutti voi per la visione di questo filmato e noi ci vediamo il prossimo video. Come sempre, lascio un saluto a tutti gli amici di Planet Spin. Ciao ragazzi.